Buongiorno, buonasera, Marco PT. Piccolo video motivazionale. Allora, di solito con il sopraggiungere dell'autunno si rinnovano gli sforzi. In estate magari non è proprio bellissimo allenarsi col caldo. C'è chi lo fa comunque, come il sottoscritto, però mi rendo conto che il trend diffuso, generalizzato in Italia è quello di fermarsi perlomeno tutto agosto, ok? Fino anche a settembre inoltrato talvolta. Poi la ripresa è molto molto più dura, molto più difficile, molto più lenta. Uno dei vantaggi di allenarsi sempre tutto l'anno è che non si hanno questi cali di ritmo. Però oggi piccola pillola motivazionale. Allora, come fare a trovare la motivazione per allenarsi quando non si ha voglia? Beh, innanzitutto nessuno veramente ha voglia di allenarsi, tranne quegli entusiasti teenager che approcciano la sera pesi e che hanno il gusto della crescita quasi irrefrenabile dei primi mesi. Quando il fisico è già costruito sostanzialmente al 90-95%, le ultime gocce da spremere sono le più dure, quindi bisogna automotivarsi, autodisciplinarsi. Come fare? Che strategia utilizzare? Allora, il peggior consiglio che ho sentito negli ultimi anni è quello di rinforzare la mente, cioè mind over matter. Secondo me è esattamente il contrario. Voi avete già magari un programma che funziona, avete già fatto le vostre serate al tavolino con i block notes e la stilografica, avete già stilato un programma che sulla carta è perfetto, è bilanciato, rispetta le simmetrie muscolari, è ben fornito di tutto quanto. Magari avete già iniziato a seguire una dieta un po' più sostanziosa, però non riuscite a trovare la motivazione per cominciare. Allora, lasciate stare la mente, dicevo, perché voi avete già un programma che funziona, avete già usato la mente, avete già usato il vostro cervello per fabbricare un programma funzionante. Il corpo deve guidare la mente, è il corpo che deve guidare la mente, ok? Questa è una vecchia regola della PNL: modificate la vostra postura, modificate la vostra mimica facciale e tutto quanto comincia a seguire. So che sembrano consigli un po' anni 80, un po' alla Tony Robbins, però funzionano. Allora, ci sono due scuole di pensiero. La prima dice: tu sorridi perché sei felice. L'altra dice: tu sei felice perché sorridi, ok? Potrebbero essere entrambe vere. Io sono più della seconda scuola, quindi la materia sopra la mente. Cominciate ad allenarvi e basta, cioè voi vi trascinate davanti al bilanciere e a barra scarica fate le prime ripetizioni di riscaldamento. Questo mette in moto un circolo virtuoso. Non voglio qua parlarvi di ghiandole che secernono adrenalina, endorfina, dopamina, queste robe qua. Non è quello il punto. Intanto cominciate a scaldarvi col bilanciere e poi aggiungete qualche chilo, qualche piastra per parte. Da lì mettete in moto un meccanismo automatico. Il vostro corpo comincerà a disciplinare la vostra mente. E da lì comincerete il workout con magari un ritmo non velocissimo, però intanto iniziate. Voi non potete finire una cosa che non iniziate, quindi la cosa più dura è iniziare. Smuovete tutto il vostro sistema, smuovetevi al 100% partendo dal corpo. Poi la vostra mente si autoregola, si autoassetta e vi consente di ultimare il programma. Cominciate con il primo esercizio. Quando l'avete completato capite che si può andare avanti, che non siete morti, che si può proseguire. E fate il primo esercizio, il secondo, il terzo, il quarto e così via. Quando avrete finito la sessione non sarete stanchi, non sarete massacrati, ma anzi vi renderete conto che avreste potuto continuare ancora. Conservate questa energia residua per il giorno dopo, così sarà meno traumatico iniziare. Perché vi garantisco che iniziare da zero senza voglia di allenarsi è veramente traumatico, a prescindere dal pre-workout frizzantino che vi fa sentire il formicolio sotto la pelle, a prescindere da quanta creatina avete preso, da quante proteine avete nel sangue, avete mangiato, da quanti aminoacidi avete nel sangue.
che sennò poi arriva il chimico a bastonarmi, dovete iniziare a fare qualcosa. Just start. Lasciate che sia il vostro corpo a convincervi a lavorare. Vi pilotate il bilanciere, fate i primi 4-5 colpi e poi cominciate ad aggiungere peso. Da lì il resto dovrebbe aggiustarsi da solo, perlomeno per me è così. Io ho dei programmi che funzionano, sto raccogliendone i frutti. Il fatto è che cominciare ogni volta è traumatico. Tuttavia, spero che questo video possa esservi utile. Grazie per l'attenzione. Più avanti pensavo di fare anche un video inerente alla gestione del ramping, cioè della scalinata verso le singole massimali, ok? È un video che ho già fatto, è un argomento che ho già trattato, però a quanto pare si vede che è una cosa difficilissima calcolare una progressione massimale sulla singola alzata, quindi se l'argomento riscuote un certo interesse, procederò a parlarne in modo magari un po' più semplificato. Ho fatto già un video sul ramping, ma era molto lungo, molto dispersivo. Pensavo di fare un video più sintetico, più pratico, con degli schemi più chiari magari da leggere e da capire. Fatemi sapere un po' se può interessarvi. Alla prossima!